Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi parliamo delle 10 cose che ogni giocatore di Battle Royale ama particolarmente. Perché ragazzi c'è proprio da dire che negli ultimi mesi i videogiochi survival hanno veramente catturato l'attenzione di milioni e milioni di giocatori. Che si parli di Fortnite, che si parli di H1Z1, che si parli di Rules of Survival o di tanti altri giochi, ci sono degli elementi che veramente sono chiave di questi videogiochi e che credo anche a te che stai guardando piacciono particolarmente. Andiamo quindi a vedere questa piccola classifica dei 10 elementi preferiti da ogni giocatore di Battle Royale. Al numero 10 ragazzi c'è ovviamente tuffarsi col paracadute. Beh ragazzi, lanciarsi giù con il paracadute è divertente sempre in ogni partita. È bello vedere i giocatori che si lanciano, che sia un bus, che sia un aereo, che sia qualsiasi cosa, è bello guardare la mappa dall'alto e andare a scegliere il nostro posto preferito per cominciare a fare il loot iniziale. Questo sicuramente è una delle cose fondamentali che caratterizza i giochi Battle Royale. Al numero 9 ragazzi c'è la car mod di H1Z1 e c'era anche qualcosa di simile in Rules of Survival. Sebbene questo survival game sia divertente non quanto Fortnite a parer mio, ma comunque bellissimo, quando hanno aggiunto la car battle il gioco ha preso una piega veramente veramente nuova. Le Car Wars sono sempre belle ragazzi, praticamente abbiamo delle macchine in stile Fast and Furious oppure a macchine in stile Dukes of Hazzard e possiamo utilizzarle per ingaggiare un nuovo tipo di gameplay dinamico, frizzante, divertente per andare appunto a rompere la monotonia di un classico Battle Royale. Al numero 8 ragazzi, le costruzioni di Fortnite. Vabbè, ovviamente ragazzi, una cosa che non si era mai vista in nessun Battle Royale, la possibilità di costruire dal nulla ragazzi, è veramente una chiave di volta fondamentale per il successo del nostro Fortnite. Abbiamo visto ragazzi, anche i dati ce lo dimostrano, che le costruzioni proprio di Fortnite sono una cosa apprezzata in una maniera spasmodica dagli utenti. Sicuramente un'innovazione che ha portato alla vetta del successo questo spettacolare Battle Royale. Posizione numero 7 ragazzi, qui parliamo di Player Unknown's Battleground ragazzi, la vittoria indie di PUBG ragazzi. Praticamente PUBG è un gioco che è nato dal nulla, i creatori non avevano giochi di grande successo prima e adesso ragazzi andare a portarsi a casa una vittoria in Battlegrounds è davvero una cosa non da tutti. Secondo me è molto più difficile questo videogioco rispetto ad esempio a Fortnite, in quanto devi veramente veramente essere molto bravo a strutturare la tua strategia e a portarti a casa una vittoria reale. Posizione numero 6 ragazzi, le casse e i tesori random di Fortnite. Praticamente ragazzi, una delle cose più appaganti, più belle di questo Battle Royale, ma anche di altri, ragazzi, attenzione perché ci sono casse e tesori in tutti i Battle Royale, sono proprio queste. La possibilità di trovarli o a caso, cioè stai andando in giro per la mappa, a un certo punto dal nulla ti spara fuori un chest che neanche ti aspettavi e magari ci trovi dentro pure un'arma interessante. Questa ragazzi è una delle cose fondamentali che ogni Battle Royale non può non avere, una soddisfazione enorme quando se ne trova uno
ancora più grande quando ne troviamo una dove non dovrebbe esserci. Posizione numero 5, ragazzi, nessun pay to win. Un altro punto a favore di questi videogiochi, ragazzi, è che non bisogna spendere per essere forti. È tutto nelle nostre mani, ragazzi. Noi possiamo, vero, spendere dei soldi reali sul videogioco, ma sono solo ed esclusivamente per aumentare il nostro fattore estetico. Vestiti nuovi, skin nuove, picconi per quanto riguarda Fortnite, ma skin delle armi per quanto potrebbe riguardare altri giochi in Battle Royale, skin dei veicoli. Insomma, ragazzi, il gioco non richiede soldi per diventare bravi, e questa, a parer mio, è una delle cose fondamentali che possa dare successo a queste tipologie di videogiochi. Posizione numero 4, ragazzi, vabbè, il cecchino, ragazzi. Giocare da cecchino nei videogiochi di guerra, nei videogiochi sparatutto, diventa veramente, veramente sempre più difficile. Con i giochi Battle Royale, invece, se siamo fortunati a trovare, magari anche nelle prime fasi di gioco, un'arma che spara da lontano, beh, il divertimento, ragazzi, diventa veramente, veramente alto. Possiamo giocare e strutturare tutta la nostra partita in un modo completamente diverso. Possiamo andare a metterci in qualche posto semi nascosto e così avere una visione a 360 gradi della mappa per giocare appunto con il cecchino. Andiamo sul podio, ragazzi, le ultime tre cose che rendono questi videogiochi davvero meravigliosi. Alla posizione numero 3, ragazzi, ovviamente l'obiettivo principale: sopravvivere fino alla fine. È vero, si parte sempre in 100, in 200 anche in alcuni giochi, ma riuscire ad arrivare fino alla fine, oltre ad essere l'obiettivo principale di questa tipologia di gioco, è veramente una delle cose più appaganti per noi videogiocatori. Io credo che se si riesce a passare il primo o i primi due fight, riusciamo ad avere un buon loot che ci possa garantire delle ottime posizioni e addirittura la vittoria se le giochiamo in maniera corretta. Arrivare fino alla fine, ragazzi, non è assolutamente facile, ma è una cosa che quando riusciamo a farla ci dà un senso di appagamento veramente, veramente enorme. Numero 2, ragazzi, il cerchio. Un'altra caratteristica unica di questi Battle Royale è appunto il cerchio della safe zone che si stringe man mano che passa il tempo. Riuscire sempre a restarci dentro, soprattutto quando diventa minuscolo, è un qualcosa di eccezionale. Anche proprio i momenti prima di ingaggiare un combattimento, dove bisogna studiare la direzione da prendere, il giro da fare, entro da questa parte, entro da quest'altra parte, è una parte fondamentale e divertentissima di tutti i Battle Royale. Il cerchio, ragazzi, è stata veramente una rivoluzione e io credo sia un'altra chiave vincente di questi videogiochi. Posizione numero 1, ragazzi, ci siamo, ovviamente, indiscutibile, ragazzi, vincere o cercare di finire nei migliori 5 almeno. Se tutto quello che abbiamo elencato fino adesso era divertente, era appagante, arrivare al primo posto o posizionarsi comunque sul podio, nei primi 5, diciamo, è un qualcosa di meraviglioso. Ci fa capire di aver giocato bene una partita, ci può anche far capire cosa abbiamo sbagliato, dove sono state le nostre lacune, ma di certo riuscire a fare un buon piazzamento è sicuramente una delle cose più importanti, più appaganti, più meravigliose di questi Battle Royale. Voi, ragazzi, cosa ne pensate? Fatemi sapere qui sotto se avete altri obiettivi, se avete altre cose che vi fanno apprezzare tantissimo questo genere di videogiochi. Io vi ricordo sempre, ragazzi, di mettere un bel like se ancora non lo avete fatto e di iscrivervi al
canale. Noi ci vediamo presto. Ciao.